Un esame di maturità triste è il commento a caldo dei primi studenti che questa mattina al liceo scientifico Einstein di Teramo hanno affrontato la prova dell'ultimo anno delle superiori. Non ci sono amici ad aspettarli fuori, niente fiori o spumante. La scuola è silenziosissima, si accede attraverso percorsi di entrata e di uscita e non ci si incontra neppure. I docenti delle commissioni indossano le mascherine e sono protetti da lastre di plexiglass. C'è qualche genitore che all'ingresso resta in attesa trepidante, ma anche i sentimenti sembrano schermati in tempo di Covid. Maturità inedita. Allora, le vostre sensazioni questa mattina? Allora, da un lato la grande gioia di poter ritrovare gli alunni dopo un periodo in cui li abbiamo visti soltanto attraverso lo schermo. Dall'altro lato, certo, anche la paura per una situazione epidemiologica che ancora non è del tutto risolta. Però, noi ci siamo organizzati con tutti i mezzi per poter affrontare questi esami nella massima sicurezza. E quindi niente, c'è gioia da parte dei professori nel rivedere gli alunni e i ragazzi finalmente rientrano a scuola, perché la notte prima degli esami quest'anno non c'è stata. Esame finito, com'è andata? Bene, dai, speriamo nel miglior modo possibile. Io ce l'ho messa tutta. L'interrogazione ti ha spaventato? No, stranamente mi aspettavo di essere molto più ansiosa, però ho detto meglio prenderla con tranquillità per non peggiorare la situazione, diciamo, già è critica. Qual è l'argomento dove hai brillato maggiormente? Spero italiano, spero. Comunque penso di essermela cavata in tutte le materie allo stesso modo. Ti è mancata un po' la maturità classica degli iscritti, degli amici, dei fiori, dello champagne? Quello certo. Durante questo inedito esame di maturità, a commuoversi alla fine sono soprattutto i professori, lontani da mesi dai loro alunni. Li rivedono oggi per la prima volta da marzo scorso ed oggi li devono lasciare andare, ancora una volta, non senza far loro un regalo in parole che li accompagnerà nella vita. I tuoi professori ti hanno regalato, ti hanno donato un pensiero. Lo vuoi leggere per noi? Giugno 2020. Distendi le ali e parti, godendo di ogni attimo di stupore. I professori della Quinta G.